24 aprile. E sto qui nel cortile. Allora, e cavoi de Prince, io conduco una vita da principe. Da principe. Ma questo da principio proprio. Per questo che mi spacciai per Joker, principe della notte. O forse delle tenebre, uno sferato. Per tutta la mia adolescenza mi attirai sicuramente le antipatie dei cosiddetti ricattatori. Sì, ci sono lì i ricattatori. Sono quelle persone che sono abituate a inquadrare il prossimo male, mica con queste inquadrature un po' sofisticate, ecco. La simbiosi, l'ho già detto, del loro sembiante, cioè a loro sembra che tu, ma si dessero la pittura espressionistica. Allora, voglio fare nomi e cognomi, non me ne frego un cazzo, tanto li ho già segnalati alle autorità giudiziarie competenti. Nomi e cognomi. Allora, verso la fine dello scorso anno, un certo Erwan su FinTV.it, sul mio vecchio profilo, Travis Bickle 1979, passeggiando in bicicletta, però sì, mi colpì vigliaccamente, sciaguratamente, prima intervenendo sul mio post, che è stato cancellato perché sono stato bannato in seguito a un diverbio scontro piuttosto duro con questo squallido personaggio, leone da tastiera, vile, altro che virile, un vero sfigato da porcile. Era un mio post sulle magnifiche, perché tali sono, gambe, cosce, dell'attrice Saoirse Ronan, che è migliorata parecchio questa piccola donna. Ecco, e lui mi mosse degli appunti dicendo, mi puntò il dito dicendo che nel mio scritto vi furono molte incertezze linguistiche perché usai il rafforzativo ma però, utilizzato anche da grandi poeti. E poi non gli piacque. Il contenuto forse gli piacque troppo, ma essendo un bugiardo, una persona che indossa una maschera, naturalmente mentì a se stesso, dicendo a me che sono il solito bugiardo e gran pagliaccio, perché questo scritto era, diciamo, ad alto contenuto erotico, oserei dire, quindi eroico, molto coraggioso. E sì, sono delle gambe meravigliose quelle della Ronan, da accarezzare, da baciare, per poi salire su e leccare tutto e penetrare, ecco. Ma diciamo, quando uno troppo schiettamente si rivela francamente nei suoi desideri, viene preso per persona capricciosa, per persona odiosa, per persona talmente sincera da incenerire. E poi, diciamo, io ricambiai il favore di questo mentecatto. Da me denunciato, intervenendo su un altro, diciamo, su un altro post, e lì proprio mi diedi, io mai nella vita non mi diedi nessuna patente. Sì, ho la patente AB, che è quella che è l'ABC, insomma. Gente che andrebbe alfabetizzata, istruita a dovere. Catalogano le persone. Allora, questo qui, per cercare di una facile rissa verbale, che poi avvenne, infatti fui, ripeto, cancellato, invece lui fu perfino difeso. Io vilipeso e lui, capito, vabbè. E per aver avuto il coraggio, per essere stato stoico e anche storico a sbattergli in faccia la verità, che non si deve permettere di offendere le dignità del prossimo, deve avere rispetto delle opinioni altrui, ma viviamo in una società antidemocratica per cui ognuno fa quel cazzo che vuole e
interviene così, a sproposito, e a gamba tesa entra nelle vite altrui, senza volerle conoscere, perché non c'è nessun approfondimento. No, no. E allora, pensando di ferirmi, mi disse: ma qui tu narrasti, diciamo, fantasticasti di grandi bevute in compagnia, ma sei sempre qui, spacchi il minuto, solo soletto. Ma mi ricordo che gli risposi dalla saletta, giusto, dalla saletta, e ero scalzo, quindi lasciate stare le suole e anche le suore, basta con queste suore, basta con questi moralismi, queste pedagogie, con queste demagogie, basta. Un altro, una testa di cazzo, tale Francesco Bottone, altro profilo fake, falso, da me anche questo opportunamente segnalato. E mi attaccò in maniera sconsiderata. Addirittura l'ebbi fra gli amici, fra i contatti su Facebook, mi chiese l'amicizia, sapete, un profilo falso, io non appurai il merito. In quello fui molto io, in questo caso superficiale, in merito alla reale verità di quest'animale che senza motivo mi aggredì in chat, scrivendomi: Falotico, sei riuscito a superare la tua fobia sociale, ma non ci sono dei centri di salute mentale a Bologna, una città così grande, acculturata, e vediamo se riesci ad affrontarmi. Io lo bloccai dicendogli che avevo già salvato di screenshot le sue offese, gratuite, disinteressate, gratuite ma disinteressate, sì, perché chi è che si interessa del prossimo? E quindi non so se già gli è arrivata la notifica, ficcante, ficcante in culo più che altro. E quindi continua a vivere da principe, molta gente parla di dignità, si coprono dietro questa maschera e lavorano e loro amano, gli altri fanno tristezza, ma che tristezza? Che tristezza, invece è bellissimo vivere spesso con se stessi, senza dover con, dar, co, co, sen, sen, senza con, dar, ecco, vedete, poi si diventa, bisogna, cioè, ti manca qualche rotella, ecco, diventa robotici. E invece no, io continuo a vivere così, quindi. In passato credetti in realtà di essere Robert De Niro, sì. Proprio fu una immedesimazione la mia da Actor Studio, proprio da premio Oscar. E continuo a amare Robert De Niro nonostante abbia una certa età. E ho anche scritto un racconto intitolato Disturbo Denirante, sì, perché ci sono i disturbi deliranti paranoidi, sapete? Perché quando gli altri non capiscono ti attaccano e ti danno le peggiori patenti, poi uno si sfoga: ma no, ma tu hai visto un complotto, il complotto c'era, non per essere amletici, però il complotto c'era. Complotto c'era, eh sì, mie maschere col cerone, eh sì. Quindi continuo così a cazzeggiare, a destreggiarmi nel mio filosofeggiare. Fra agonie, malinconie, euforie, forse, ecco, passeggiate candide lungo un viale alberato, dei sogni perduti, rialzatisi, questa è fobia sociale, sì. Lì c'è quello che fuma la canna, però è ben amato, sì, perché è una minchia tanta quello lì, si sta scherzando. Quello è voluto bene da tutti, è ben voluto, è il benvenuto. Però non si potrebbe circolare senza mascherina, ecco, mettiamo, ecco, facciamo. Sì, c'è chi vuole proibirti di essere te stesso, quindi perché non vieni capito? Devi farti amare. Amo, io amo, tu solamente tu, sì. Ma mettete le ali, elevatevi. Fausto, le ali. Sii una persona leale.
sia una persona dignitosa, una persona non odiosa, non attirarti le antipatie. Che palle. Stasera sapete che farò? Sapete che farò? Mi guarderò un altro film. Tanti film li ho sempre visti. Io mi faccio i film. Io non so affrontare la realtà. La realtà è un posto di merda, formato da idioti, da ritardati. Da me meriteranno solo due sberle e essere mandati a far culo. Tutti buonisti, i buonismi, i consolatori, i consoli onorari. Ma per piacere. Meglio salire? Meglio Angel Art, ascensore per l'inferno, sprofondare nella palude infernale delle nostre emozioni ancora non alterate, quindi proprio queste forzature non hanno sortito una ben amata minchia. Quindi tutti i cattivi, tutti quelli che vollero, diciamo, etichettarmi, compartimentarmi, andassero a farselo dare nel culo, ecco, proprio nel culo. E cammino con aria sicura qui. Andate a fare un culo, testa di cazzo.